Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Volevo farvi vedere questi rivoli, un piccolo bottino di rivoli di vetro. Penso che molte di voi abbiano acquistato questi rivoli. Però qual è il loro problema? È che poi, ad un'attenta osservazione, sono rovinati, sono rigati, macchiati e quindi praticamente inutilizzabili. Allora, visto che ne ho tanti, questi sono tutti quelli che praticamente hanno qualche problema. Vedete delle righine in rilievo che non sono perfettamente lisce. Vedete, così, visti da lontano sono belli, però visti da vicino, sinceramente, non li posso utilizzare. Allora, così mi è venuto in mente di fare un piccolo lavoro. Eccolo qui. Volevo far vedere questo orecchino. Io l'ho ricoperto con le perline e praticamente è un lavoro molto molto semplice, molto carino. Vedete? Tutto rivestito sia dietro che davanti. E praticamente il vostro rivoli rovinato potrà essere utilizzato. Questi sono rivoli da 14 mm, diciamo che io ho iniziato con dei rivoli che vanno per la maggiore, ecco, quindi ho fatto, ma si possono fare facendo dei motivi diversi, si possono rivestire anche dei rivoli da 12 o da 16, da 18, questo non è un problema. Mi è sembrata un'idea carina che volevo farvi vedere perché appunto, piuttosto che tenerli in un cassetto e rimpiangere di non poterli utilizzare, ho pensato, va bene, ho questa idea, ve la propongo, se pensate che possa essere utile, potete rifarla. Vi voglio poi far vedere come, nel caso di un rivoli da 14 mm, possa essere rivestito. Vediamo ora di cosa abbiamo bisogno per fare questo orecchino. Un orecchino che io chiamerò filigrana sarda perché dal tipo di lavorazione mi ricorda molto gli orecchini che vengono venduti in Sardegna con la tecnica della filigrana. Allora, abbiamo bisogno di Miyuki 110, io userò queste 4202, una vecchia rimanenza che ho in casa. Poi delle Miyuki 150, sempre dorate. Poi filo della Farline, lo 015. Io uso questo filo per fare questi orecchini, però come ripeto sempre, ognuno userà il tipo di filo che più gli aggrada. Un rivoli. Come vedete, tanto bello, ma non so se si riesce a vedere in video, ma è abbastanza rovinato. Comunque darà una bella luminosità all'orecchino. E una monachella. Non serve altro. Quindi vi dirò dell'incastonatura. L'incastonatura è fatta con le rocaglie 110. Si metteranno sul lago 32 rocaglie 110 e poi si farà questo tipo di incastonatura con le rocaglie. Non sto a ripeterla perché ci sono tantissimi tutorial, Carmen Russo, adesso le prime che mi vengono in mente, di Francesca Piombino, ma sul web ce ne sono veramente tante di progetti che indicano come fare questa incastonatura. L'unica cosa che mi sento di dire è che questa incastonatura viene bene con le Miyuki, cioè le rocaglie della Miyuki sono l'ideale per fare questo tipo di incastonatura. Io con le rocaglie della Toho ho avuto qualche difficoltà, però questo non toglie che chi è in grado di farlo potrà farlo anche con le rocaglie della Toho.
Questo è a vostro piacere. 10-0. Abbiamo rifinito con due giri di rocaglie, 15-0 la parte, diciamo, dritta, mentre la parte retro ha soltanto un giro di rocaglie, 11-0. 15-0, scusate. Ora usciamo da una rocaglie dell'ultimo giro, saltiamo una rocaglie, dell'ultimo giro e ci inseriamo nella seconda rocaglia. Ecco qua. E viene questo motivo a V. Abbiamo inserito 7 rocaglie, 15, 0. Poi ci dobbiamo fare la stessa cosa, ma passando attraverso le perline, per lasciare uno spazio vuoto. Quindi entriamo nella 15, 0 sottostante, entriamo nella 15.0 più esterna, poi entriamo nuovamente nella 15.0 del primo giro e in quella del primo giro. E poi in quella del secondo giro. Quindi anche qui saltiamo praticamente una rocaglia esterna e ci andiamo ad inserire. Vedete? Siamo uscite da questa rocaglia. Qui abbiamo saltato questa rocaglia. E anche qui saltiamo questa rocaglia esterna e usciamo dalla seconda rocaglia esterna. Mettiamo ancora sul lago 7 rocaglie 11 0. Quindi saltiamo questa di rocaglie 15 0 e ci inseriamo nella seconda rocaglia più esterna e abbiamo fatto un altro motivo. Poi per non far vedere il filo chiaramente dovremmo entrare nelle varie rocaglie 15 0. Questa è la prima. Quella del primo giro e usciamo da quella del secondo giro. Ecco qui. Quindi ripartiamo a fare il motivo. Vedete? C'è una stessa distanza. Una prima volta facciamo il motivo di 7 rocaglie, poi facciamo una stessa identica distanza passando attraverso le perline, poi un altro motivo con le 7 rocaglie. Poi riusciamo nuovamente da questa rocaglia e proseguiamo fino alla fine. Ci vediamo quando abbiamo finito questa lavorazione. Abbiamo fatto 4 archetti di 7 rocaglie, 15-0. Ci andremo ad inserire con l'ago nella rocaglia centrale dell'archetto. Inseriremo sul lago 3 rocaglie, 15-0. E poi ci inseriremo nella rocaglia centrale dell'archetto successivo. Così. Prenderemo altre 3 rocaglie 15-0 e ci inseriremo nell'archetto successivo, sempre nella rocaglia centrale. Questa e questa qui.
altre tre rocaglie, 15, 0. E ci andremo sempre ad inserire nella rocaglia centrale dell'archetto successivo. Altre tre rocaglie. E ci reinseriamo nella rocaglia dalla quale siamo partiti. Ecco, come vedete, si chiude questo motivo un pochino. Una stellina ma a quattro punte, ripassiamo chiaramente nel centro e poi vi faccio vedere un abbellimento un pochino diverso fatto nella parte retro. Ci vediamo fra poco. Abbiamo rinforzato il lavoro centrale, come vedete, il Rivoli non perde di luminosità, ma diciamo che questa specie di reticolo davanti consente di non vedere tutte le imperfezioni del Rivoli. Ora andiamo sul retro. Usciamo, come vi avevo detto, sul retro c'è soltanto un giro di rocaglie 15-0. Quindi noi usciamo da una rocaglia 15-0, mettiamo sul lago sempre 7 rocaglie come prima, 7 rocaglie 15-0, saltiamo questa rocaglia e ci 15-0 e ci inseriamo nella seconda. Eccoci qui. E abbiamo fatto un altro archetto di 7 rocaglie. Poi entriamo nella rocaglia 11 del giro sottostante, nella rocaglia 15. Nella rocaglia 11 e riusciamo nuovamente nella seconda rocaglia 15. E abbiamo creato nuovamente un spazio tra i vari archetti. Inseriamo altre 7 rocaglie 15-0. E ci inseriamo, saltiamo questa rocaglia 15-0 nella seconda rocaglia 15-0. Poi nuovamente entriamo dentro la rocaglia 11. Nella 15 e nella 11 e nella 15 e inseriamo altre 7 rocaglie 15-0. Saltiamo una rocaglia, 15, e ci inseriamo in quest'altra. Adesso rifacciamo lo stesso passaggio. E nuovamente reinseriamo 7 rocaglie, 15. Saltiamo la rocaglia di base e ci inseriamo in questa rocaglia.
Poi nuovamente nella 11, nella 15, vedete che le distanze sono identiche. E nella 11. Volendo potete rifare lo stesso motivo che abbiamo fatto sul davanti. Questa è una cosa leggermente diversa, forse un pochino più, riempie un pochino di più, so, forse la parte retro rimane anche più carina. Adesso dobbiamo nuovamente andare sulla rocaglia centrale dell'archetto. Scusate, si è sfilato l'ago. Ecco qui, siamo andati sulla rocaglia centrale dell'archetto. Prendiamo 3 rocaglie, 15, 0, e ci inseriamo nella rocaglia centrale dell'archetto successivo. Poi prendiamo altre 3 rocaglie. E ci inseriamo nella rocaglia centrale. Stessa cosa. Ci inseriamo nella rocaglia centrale, altre 3 ed altre 3. E quindi ripartiamo dalla prima rocaglia. Eccoci qui. Abbiamo fatto un motivo molto simile. Anzi, fino a qui è identico. Poi entriamo nelle prime 2 rocaglie, 15, 0. Poi prendiamo la centrale del motivo di 3, poi prendiamo l'altra centrale del motivo di 3 dell'archetto successivo. Eccoci qua. E poi ancora l'ultima centrale dell'archetto che abbiamo appena fatto di 3 perline. E poi andiamo a chiudere con la rocaglia dalla quale siamo partiti. Facciamo un piccolo rinforzo e poi ci vediamo per la rifinitura della parte esterna del motivo. Abbiamo rinforzato il lavoro, quello centrale, e poi ci siamo portati nel centro tra le 2 rocaglie della incastonatura. Ora faremo l'abbellimento con le 11.0. Praticamente usciamo da una rocaglia 11.0 e entriamo in quella successiva dopo aver preso sul lago una 11.0. Ne prendiamo un'altra. E ci inseriamo in quella successiva. Ancora un'altra. Questo è un abbellimento veramente semplice, molto, molto delicato. E come ripeto, mi ricorda tantissimo
La filigrana sarda, e apposta ho voluto dare il nome di questo orecchino, filigrana sarda. Eccoci qui. Come vedete, viene questo motivo che abbiamo già visto nell'orecchino finito. Faremo chiaramente contorneremo tutta la circonferenza dell'incastonatura con le 11.0. Poi si farà un punto dove voi volete, un cappietto e inseriamo la monachella e l'orecchino filigrana sarda è finito. Avete comunque utilizzato due rivoli che non avreste utilizzato comunque perché erano un pochino rovinati. Come vedete, mantengono la luminosità, ma non si vedono più le righe o le imperfezioni. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Vorrei vedere qualche vostro piccolo lavoro dei miei tutorial. Se vi fa piacere, me li potete anche postare su Facebook. Comunque, grazie della pazienza e al prossimo tutorial. Ciao ciao!